Inaugurata l'aula per le audizioni, una stanza tutta per sé per le vittime di violenza all'interno della Compagnia Carabinieri di Soverato. Illustrate le iniziative promosse e organizzate dalla Regione Calabria in occasione della Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità 2019. A Catanzaro, 12° corso di formazione in onco-ematologia. Confartigianato lancia il progetto Rachele Saverio, Catanzaro, città dell'amore eterno. Buonasera da S1 News. È stata inaugurata all'interno della Compagnia dei Carabinieri di Soverato l'aula per le audizioni, una stanza tutta per sé per le vittime di violenza. Vediamo il servizio. Allora facciamo un applauso. Bene. Per il bene comune e soprattutto benedici anche questa stanza che è dedicata all'aiuto di tante persone che arrivano nella sofferenza e forse anche nella disperazione. Aprici tu vie per poter risolvere le problematiche che ci affliggono. Così invochiamo la tua benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un'iniziativa promossa dal Solo Optimisti di Soverato, ci troviamo nella caserma dei Carabinieri di Soverato, dove appunto in vista di questo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Solo Optimist ha pensato di promuovere e appunto sensibilizzare tutti verso questo evento molto brutto che succede nel mondo con una stanza adibita per ascolto, una stanza che verrà appunto inaugurata questa sera in questa caserma. La presidente del Soro Optimist è Gabriella Maida, un'iniziativa molto importante. Come nasce questa idea? L'idea è nata dalla considerazione che gli episodi di violenza, di maltrattamenti, di stalking, di abusi sono tantissimi, però a fronte di questi numeri le denunce rimangono comunque limitate e quindi il Soro Optimist ha pensato di avviare un'azione concreta per cercare di facilitare il momento della denuncia da parte della donna e quindi ha pensato ad un ambiente protetto, riservato, più accogliente all'interno del quale la denuncia per la donna possa essere in qualche maniera più facile perché è circondata da un'atmosfera più di comprensione e di rispetto per il suo problema. E c'è a monte un protocollo d'intesa tra il Soro Optimist International e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per cui dal 2015 sono sorti in Italia oltre 130 stanze. Noi oggi siamo alla 132esima stanza, ma se ne aprirà un'altra breve nei prossimi giorni ad Alessandria e da poco quella di Aosta. Quindi è un'azione concreta che sta allargandosi a macchia d'olio in tutta Italia e riteniamo in questa maniera di offrire il nostro contributo almeno nel momento della denuncia per le donne che subiscono appunto queste violazioni. Per chi volesse accedere a questo vostro servizio come bisogna fare? La stanza è accessibile al momento della denuncia, poi ci sono gli operatori di polizia giudiziaria che accolgono la denuncia e quindi poi si avvia tutto l'iter, la procedura per successiva, insomma i passaggi successivi saranno ascoltati dal magistrato. Il comandante, il capitano di Soverato appunto De Siena, come ha accolto questa iniziativa? Un'iniziativa sicuramente molto importante, siamo felici quest'oggi di poter comunque inaugurare questo ambiente protetto, sicuramente molto utile per supportare noi e insomma, gli operatori delle stazioni dipendenti nel fronteggiare i casi sempre più numerosi che riguardano la violenza di genere nel territorio di competenza. Quindi sicuramente uno strumento fondamentale che viene istituito in un territorio molto delicato come quello soveratese. Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di intervenire in situazioni molto delicate,
tant'è che negli ultimi 2 anni e mezzo sono stati circa 30 gli arresti effettuati in materia di violenza di genere, quindi ci riferiamo ad atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale. Questo significa che le denunce sono tante? Sì, significa che le denunce sono tante, ma noi speriamo che possano essere sempre di più le denunce, ma anche le segnalazioni provenienti da altri cittadini che, pur non essendo protagonisti, possono in qualche modo incidere positivamente su queste vicende. Ecco, qual è il consiglio che lei può dare a una donna vittima di soprusi? Il consiglio è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine senza esitare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, chiamando il nostro numero 112 o recandosi direttamente presso uno dei nostri uffici. Perché l'aiuto è assicurato? Assolutamente sì. Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, non poteva mancare a questa importante iniziativa, un'inaugurazione importante per tutta la città di Soverato. Sì, assolutamente sì, un plauso a Soroptimist e all'Arma dei Carabinieri che danno l'opportunità alle donne vittime di violenza di poter trovare un ambiente adatto per poterle accogliere e soprattutto accogliere quelle che sono le loro denunce in una regione dove l'omertà purtroppo vige anche in avvenimenti e fatti come questi, sia da parte di chi subisce queste purtroppo violenze, un po' per vergogna, un po' per paura, sia anche, dico io, dai familiari o dai vicini di casa che molte volte fanno finta di non sentire perché è preferibile non sentire. E allora avere all'interno della compagnia dei carabinieri, nella caserma, una stanza creata appositamente per poter accogliere queste donne e per far sì che siano seguite anche dal personale specializzato darà sicuramente l'opportunità di aumentare il numero di denunce, perché credo che poi si entri in un circuito virtuoso, quindi saranno le prime a poter usufruire di questa camera e daranno anche coraggio e forza alle altre donne che potranno seguire la loro stessa strada. E sono state illustrate le iniziative promosse e organizzate dalla Regione Calabria in occasione della settimana UNESCO di educazione alla sostenibilità 2019, dedicata al tema cambiamenti climatici e salute. Vediamo il servizio. Ma la delibera è il frutto di un lavoro che nasce da oltre un anno, un lavoro che ha visto tra l'altro molto vicini a noi non solo i parchi regionali ma anche gli agronomi e in maniera particolare i ragazzi di Friday for Future, che hanno evidenziato come fosse necessario per la Regione Calabria fare la dichiarazione di emergenza climatica. Sembra tra l'altro che questi giorni diano ragione, nel senso che è bastata un po' di pioggia per avere danni ingenti in tutta Italia, addirittura con un crollo del viadotto in Liguria. Questo ci fa capire che è necessario agire ogni giorno con dei piccoli cambiamenti, che sono soprattutto dei cambiamenti culturali. E poi oggi è la giornata in cui noi presentiamo il resoconto di quanto è stato fatto durante la settimana dell'UNESCO, con delle attività che sono state messe in campo in tutta la Calabria e che partono dal finanziamento che noi abbiamo fatto per l'educazione ambientale, la valorizzazione degli habitat naturali, e oggi vedono la realizzazione finalmente di una nuova rete Infea, la vecchia rete Infea, che è una rete proprio per la comunicazione ma soprattutto per l'educazione ambientale. Ed è un'attività che sarà destinata in maniera particolare alle scuole, proprio perché vogliamo partire dai giovani che in questi giorni proprio si stanno sempre di più raccogliendo intorno a questo argomento per poter cambiare passo anche in Calabria. Tanto abbiamo fatto sicuramente, ma abbiamo ancora un lungo cammino da compiere insieme. Noi faremo giunta nel pomeriggio, gli uffici stanno lavorando in tal senso proprio per capire l'entità dei danni e anche valutare se bisogna richiedere in questo caso la calamità naturale. Sì. Allora, innanzitutto io voglio dire che i dati della Regione Calabria sono dei dati che fanno primato. Siamo la quarta regione in Italia per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone, con un aumento esponenziale. Anche quest'anno abbiamo stabilito un nuovo aumento della raccolta differenziata in genere. Abbiamo le criticità di cui lei ha parlato, che sono però delle criticità
che non dipendono dal volere della Regione Calabria, nel senso che noi abbiamo individuato nel piano regionale dei rifiuti che abbiamo approvato nel 2016 una mappa con i siti in cui dovevano essere fatte le discariche a servizio degli impianti. Molte popolazioni non hanno voluto queste discariche, probabilmente perché non si è capito che non sono delle discariche tal quali, così come erano in precedenza, ma sono soltanto delle discariche per lo scarto di lavorazione. Oggi la situazione di criticità non è solo legata alla mancanza di discarica, ma è soprattutto legata al fatto che i gestori non sono stati pagati, perché lato Reggio e lato Cosenza ancora non hanno raggiunto l'80% dei pagamenti della prima semestralità. Questo ha fatto sì naturalmente che i gestori abbiano nei confronti di questo lato interrotto il servizio. Quindi le criticità che vedete in questi giorni, che avete visto nelle ultime settimane, sono dipese esclusivamente da questo. Noi abbiamo una norma che è dettata dalla legge 5 del 2019, una legge voluta dai comuni, richiesta dal presidente dell'ANCE, con la quale lo stesso presidente dell'ANCE ha chiesto che venisse espressamente precisato nella norma che tutti i comuni che non avessero raggiunto, o meglio, tutti gli ATO che non avessero raggiunto l'80% fossero fatti fuori dall'intero servizio, proprio per un principio di premialità e penalità che è lo stesso che abbiamo applicato ai comuni che non hanno fatto la raccolta differenziata. Abbiamo applicato la legge, questo naturalmente ha creato dei problemi. Stiamo lavorando anche per superare questa criticità, ma laddove esistono le regole vanno rispettate. La Calabria diventa una regione normale se si rispettano le regole. No, ma guardi, noi abbiamo individuato i siti, abbiamo Lamezia per esempio dove la discarica può essere ampliata, il sito di Cassano è stato individuato dal lato Cosenza, per cui Crotone credo che abbia dimostrato di aver dato per tutta la Calabria e quindi è anche giusto magari che si tiri indietro, però abbiamo la discarica anche di Alli, abbiamo Melicucca, abbiamo Motta San Giovanni, le discariche ci potrebbero essere e se le stesse fossero gestite direttamente dal lato naturalmente costerebbero molto di meno rispetto a quello che può costare una discarica privata. Quindi la domanda è: ci saranno problemi se non si faranno le discariche o c'è qualcuno che non vuole fare le discariche? Allora, a questo punto io credo che un senso di responsabilità, noi lo abbiamo dimostrato, che è stato quello di mettere a disposizione tutti gli spazi che avevamo, da San Giovanni in Fiore a Motta San Giovanni. Oggi questa stessa responsabilità deve essere manifestata in maniera molto chiara dalle ATO. Tre ATO in maniera particolare lo stanno facendo, sono quelle di Catanzaro, Vibo e Crotone. Aspettiamo che anche le altre due rispettino le regole che loro hanno voluto. A Catanzaro si è tenuto il 12° corso di formazione in oncoematologia dal titolo Imparare dai pazienti per migliorare la gestione dei nuovi farmaci in oncoematologia. Il servizio. Dottore Molica, giornata inaugurale del 12° corso di formazione in oncoematologia. Quali sono stati i temi principali oggetto delle relazioni odierne? Oggi siamo entrati subito e rapidamente nel cuore della problematica. La problematica è quella del ruolo centrale del paziente e soprattutto di imparare dal paziente per una migliore gestione della patologia. Oggi questa mattina abbiamo parlato di leucemia mieloide cronica, è il primo modello di patologia nella quale con i nuovi farmaci siamo riusciti a realizzare una discontinuazione del trattamento. Ora lei capisce cosa significa questo per la qualità di vita del paziente, ma cosa significa anche per una condizione di appropriatezza e di risparmio, considerando che questi sono farmaci che hanno dei costi assai importanti. Quindi andare a discutere di quello che è il profilo migliore del paziente che può discontinuare la terapia è una cosa di non poco conto. Ma altre problematiche sono state discusse, in particolare abbiamo parlato dei pazienti con leucemia mieloide acuta dell'anziano, nella quale forse ci sono oggi i progressi più importanti, con i nuovi farmaci, con gli inibitori di BCL2 che vengono somministrati insieme agli agenti ipometilanti.
abbiamo parlato di quella che è la qualità di vita di questi pazienti, abbiamo parlato di approcci nuovi che è la terapia di mantenimento, cosa impensabile un tempo in questi pazienti, abbiamo parlato di mieloma multiplo, serve o non serve fare un doppio autotrapianto in questi pazienti? Quali sono le terapie che sono terapie che devono essere a questo punto iniziate sulla base di indicatori biologici che ci dicono qual è la terapia migliore per questi pazienti? E poi, se me lo consente, per la prima volta in Calabria si è parlato di CAR T-cell, si è parlato quindi di questa metodologia, che è una metodologia che sta entrando ormai con un importante ruolo nella gestione di pazienti con leucemia linfoblastica acuta e con linfoma diffuso a larghe cellule e che probabilmente rappresenterà una nuova frontiera di trattamento nell'ambito di questi pazienti. I carabinieri di Padova hanno notificato 54 avvisi di conclusione di indagini preliminari emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia nell'ambito dell'operazione Camaleonte, che ha portato nei mesi scorsi all'arresto di 27 persone appartenenti a un'organizzazione criminale di matrice ndranghetista operante in Veneto, facente capo alla nota cosca cutrese Grande Aracri. L'arma sta operando nelle province di Padova, Venezia, Vicenza, Belluno, Treviso, Reggio Emilia, Parma, Crotone, Reggio Calabria e Cosenza. Nel marzo scorso l'indagine aveva condotto all'applicazione di provvedimenti cautelari patrimoniali per oltre 18 milioni e personale nei confronti di 39 soggetti, dei quali 27 tratti in arresto, 13 in carcere e 14 ai domiciliari. Le successive indagini, coordinate dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia ed eseguite dall'Arma e dalla Guardia di Finanza di Milano, hanno consentito di raccogliere ulteriori importanti conferme che hanno consentito la contestazione nei confronti di taluni degli indagati di un'ulteriore ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati fiscali e riciclaggio, aggravata dalla finalità di favorire il sodalizio di stampo ndranghetista. Tra i 54 avvisi figurano nuovi indagati, il cui coinvolgimento è emerso nel proseguo delle indagini. Scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Rimini, una frode in competizioni sportive e in concorsi nel mondo della danza sportiva, per cui risultano indagate 8 persone tra giudici federali, direttori di gara e istruttori della FIDS, la Federazione Italiana Danza Sportiva. I militari inoltre hanno eseguito 7 misure coercitive e interdittive. Le persone coinvolte risiedono nelle province di Milano, Monza, Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e Bari. Era stato arrestato nel febbraio scorso per aver minacciato il titolare di un esercizio commerciale nel quale voleva consumare senza pagare. Successivamente era stato posto ai domiciliari con il divieto di conferire con persone diverse dai conviventi, ma la sua passione per i social lo ha fatto tornare in carcere. MP di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, infatti, tornato a casa, ha riattivato i suoi profili social, intrattenendo chiacchierate, condividendo post e comunicando regolarmente con chiunque gli capitasse. La sua attività sul social media però non è passata inosservata ai carabinieri della stazione di Lamezia Terme Scalo, che hanno documentato, riepilogato e catalogato le frequentazioni virtuali dell'uomo, da cui è scaturita una richiesta di aggravamento della misura cautelare. Richiesta accolta dal Tribunale di Lamezia Terme, che ha disposto il trasferimento in carcere a Catanzaro. È stato presentato in conferenza stampa il progetto Rachele e Saverio, Catanzaro, città dell'amore eterno. Il servizio. Sì, è un progetto assolutamente ambizioso, ci crediamo oggi che abbiamo questo rapporto così in simbiosi con le associazioni di categoria, in particolare anche con Confartigianato. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, abbiamo avuto il loro sostegno e perché no, abbiamo tanti esempi in Italia in realtà di turismo così basato su delle storie in realtà che appartengono alla città. È un lavoro importante che stiamo facendo, quello di conoscenza della nostra storia e del nostro territorio, soprattutto alle fasce d'età più piccoli. Sono tanti i progetti con cui stiamo investendo sui bambini, sulla conoscenza della seta, sulla conoscenza appunto della storia di Catanzaro. E questo si inserisce appunto in questa serie di attività che stiamo cercando di programmare e che ci auguriamo da qui a brevissimo di proiettare la città di Catanzaro sempre a livelli più alti, a livello nazionale e internazionale. Sì, è un'iniziativa molto importante che può essere considerata come l'inizio di un progetto da strutturare
sia sul territorio sia anche attraverso un'attività di social media marketing che può dare la possibilità in una fase successiva di creare un sistema informativo sulla storia di Rachele Saverio, ma che può essere anche quindi uno strumento importante ai fini turistici e quindi avere i suoi risvolti anche nell'ambito delle attività economiche. La conferenza stampa di oggi ha permesso di elaborare numerosi punti di riflessione e anche spunti per poter già iniziare a strutturare un'attività progettuale che possa in una fase successiva trovare quindi una sua esecuzione. Ci ritroviamo ancora con le associazioni di categoria a lavorare sempre grazie a una rete che abbiamo costituito e consolidato nel corso del tempo. L'attività di compartigianato è un'attività che vede un dialogo continuo con l'amministrazione. Oggi con questa iniziativa iniziamo a strutturare una fase progettuale importante per poter sviluppare al meglio il nostro territorio, non solo in ambito regionale, nazionale, europeo e perché no anche mondiale. Ma l'idea è nata stranamente parlando con un amico in un bar, perché pur essendo da Catanzaro da oltre 50 anni io non conoscevo questa storia. Venuta a conoscenza mi è venuta l'idea di ipotizzare un progetto che potesse creare un movimento turistico all'interno del centro storico e non solo, perché sarebbe riduttivo pensare solo al centro storico, ma anche di tutta la città e di tutta la provincia di Catanzaro, perché sviluppare questa forma di turismo potrebbe creare senz'altro, a nostro avviso, un grosso indotto non solo turistico ma anche dell'artigianato e del commercio. L'idea che abbiamo avuto qual è stata? Prima di tutto di creare un concorso per realizzare una statua da mettere eventualmente all'interno del Palazzo dei Nobili, oggi sede del Comune, avendo già avuto una disponibilità di massima da parte del sindaco in questo senso. Questo concorso sarà bandito oggi, prevede un primo premio di 3.000 euro per, per il progetto di statua che vincerà. La premiazione sarà fatta ovviamente il 14 ad aprile, proprio a coronamento della storia d'amore di Saverio e Rachele. Ovviamente quello che noi vorremmo fare è non limitarci a questo, oggi esporremo tutto quello che abbiamo ipotizzato di creare intorno a questo progetto. Non ultimo, abbiamo già avuto l'adesione della Confartigianato di Verona, che collaborerà con noi nello sviluppo del progetto e si è detta disponibile anche ad aiutarci nell'eventualità in cui il Comune di Catanzaro volesse creare un apposito gemellaggio col Comune di Verona. Quello che vorremmo che da questo progetto venisse fuori anche con la riscoperta della storia di Saverio e Rachele, venisse riscoperto o venisse ricordato di nuovo quello che era il carattere dei catanzaresi, soprattutto di un tempo, cioè coraggio, perseveranza, abitudine al sacrificio. Mi riferisco al fatto che il gonfalone di Catanzaro si fregia dell'Aquila Reale, ha avuto nel 1528, mi sembra, da Carlo V il re, nel momento in cui 15.000 catanzaresi si opposero a 35.000 francesi che volevano assediare la città. Quindi quel coraggio e quella perseveranza si ritrovano chiaramente 300 anni dopo in Saverio e Rachele, che con coraggio e perseveranza perseguirono il loro amore e morirono piuttosto che farsi sottomettere dalle rispettive famiglie. Beh, non c'è dubbio che Catanzaro rappresenta un luogo, un centro storico, un bellissimo centro storico. La posizione che guarda al mare posiziona questo luogo, come dire, verso un turismo esperienziale ed emozionale molto importante. È chiaro, aver trovato questa storia così emblematica che, in fin dei conti, ci consente in qualche modo non soltanto di recuperare e di avere una storia che diventa un marcatore identitario e che arricchisce la storia della città, perché poi la storia della città sicuramente è molto più ampia, più complessa. Questo diventa, come dire, la possibilità di raccontare un territorio a una platea, a un target che in questo momento vuole ritrovare nelle sue escursioni, nelle sue passeggiate, delle emozioni. E la storia di Rachele e Saverio è emblematica, ma soprattutto la bellezza di questa storia sta nel fatto che
come dire, è una storia reale dove ci sono proprio dei, diciamo, ci sono dei, luoghi che ricordano questa storia. Ma perché sicuramente è una storia molto interessante che accattiva molto la curiosità dei turisti. Noi lo vediamo generalmente quando facciamo le guide, quando accompagniamo i turisti per la città, quando arriviamo in questo luogo e raccontiamo questa storia, ci accorgiamo noi guide che è una storia che appassiona molto, che coinvolge molto e che ben si inserisce nel contesto storico della città, perché ricordiamoci che Catanzaro è una città un pochino particolare. In genere le città un pochino più importanti, più note dal punto di vista turistico, esibiscono i loro monumenti, che sono molto celebri e che si innestano su un quadro storico di riferimento. Pensiamo al Colosseo di Roma o ad altri grandi monumenti, insomma, vivono in un luogo e hanno come quadro di riferimento la storia di quel luogo. La città di Catanzaro è leggermente diversa, è la storia ad essere protagonista della città ed è la storia che invece si innesta sul tessuto urbano, sui monumenti. Quindi è un po' più importante la storia rispetto ai monumenti, non che i monumenti non siano belli, però c'è questa particolarità che è sicuramente la storia ad essere più interessante. E allora in questo senso la storia di Rachele Saverio, questa bellissima storia d'amore, è un po' un paradigma, cioè ben rappresenta un po' un piccolo particolare di una storia più generale, molto interessante e che accattiva sicuramente l'attenzione dei turisti. E anche per oggi è tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata.